Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Ringrazio lo sponsor di questo video, cioè GamsGo, il portale di condivisione degli account dei servizi streaming. Rimanete collegati fino alla fine del video per maggiori informazioni e un codice sconto pensato apposta per voi che seguite la versione di Barley. Wow. Oggi parliamo di un film del 2023 che trovate disponibile su Disney Plus, un film che mi ha toccato davvero profondamente e vi giuro che non farò assolutamente spoiler. Il titolo del film è All of Us Strangers, diretto da Andrew High, interpretato da Andrew Scott e dalla rising star Paul Mescal, tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore giapponese Taichi Yamada. L'ho detto più volte in questo podcast, viviamo in un mondo che ci vuole soli. Soprattutto la tecnologia ci spinge a chiuderci nelle nostre case e a trasferire le dinamiche della vita sociale, come la comunicazione o la condivisione, dall'esterno all'interno dei nostri piccoli mondi. Ma come recita la poesia di John Donne del 1624, poi ripresa da Hemingway nel finale di Per chi suona la campana, nessun uomo è un'isola, cioè l'uomo, l'essere umano, dal momento in cui esiste, non è mai solo, è predisposto alla condivisione. Ma purtroppo non è sempre così, e anzi, più passa il tempo, più pretendiamo di essere isole, anche se non siamo programmati per essere isole. E questo crea per forza un cortocircuito emozionale che poi si trasforma in malattia. All of Us Strangers in parte parla proprio di questo. Approfondiamo insieme dopo la sigla. Camera and motherfucker! Fuck it out! Protagonista del film è Adam, un uomo solo. In Giappone lo definirebbero un hikikomori, non peraltro il film è tratto da un romanzo giapponese. Cioè una persona che ha deciso di uscire dalla società, di isolarsi, di letteralmente farsi da parte. Adam è omosessuale e questo lo fa sentire ancora più solo. Non tanto perché non si sente accettato dalla società in generale, ma perché teme che la sua omosessualità non venga accettata dai suoi genitori. Perché, per motivi che non vi svelo, Adam non è ancora riuscito a condividere la sua omosessualità con suo padre e sua madre. È un personaggio incompleto, è un adulto, ma è come se fosse un puzzle a cui mancano dei pezzi. Per questo non si sente adatto alla vita sociale, alla vita tra i puzzle finiti o apparentemente tali. Una sera bussa alla sua porta Harry, che vive nel suo stesso palazzo, che gli dice che lui quella sera ha bisogno di non essere solo, di stare con qualcuno. Questo concetto apparentemente innocuo, nel contesto del film è invece di una potenza incredibile. In un mondo di isole, quella sera c'è una persona che non vuole essere un'isola, anche solo per una notte. Adam quella specifica sera non accoglierà Henry nella sua solitudine, ma lo farà qualche giorno dopo. I due si innamorano, diventano isole ma vicine, e insieme cercano di sciogliere i nodi delle loro esistenze, che scopriamo essere legati alla stessa paura, cioè quella di aver deluso i propri genitori. Da dove viene questa paura? Beh, è una paura ancestrale. Ce l'abbiamo tutti perché il genitore è la metafora del giudizio. Puoi fregartene del giudizio di chiunque, ma quello di tuo padre e tua madre, se negativo, ti ferirà per sempre. È una regola di vita. Nel film questa paura è amplificata dal fatto che il tutto si svolge in una realtà, in una società che è la nostra, ma è volutamente esasperata in certi aspetti. Nei colori, nella freddezza degli ambienti. A tratti sembra di essere in un film di fantascienza. In un contesto così freddo, dove comunicare i propri sentimenti è così difficile, questa paura di aver tradito le aspettative dei propri cari assume una dimensione universale. A contrastare il freddo del mondo esterno, c'è la storia d'amore tra Adam e Harry, che nel film è messa in scena con grande fisicità. I due attori non si risparmiano e non si tirano indietro in scene di sesso abbastanza esplicite, che però non sono mai volgari, anzi riportano alla bellezza quasi del nudo greco. La solitudine è un tema centrale nel film, rappresentata non solo attraverso l'isolamento fisico del protagonista, ma anche attraverso il suo senso di alienazione interiore. Perché quando si è soli, tutto diventa vero, anche quello che non lo è. Quando non si ha un contraddittorio o semplicemente un estraneo davanti a sé che ci fa fare un bagno di realtà,
Ogni cosa che pensiamo diventa vera. E se crediamo che sia vero quello che creiamo nella nostra solitudine, la realtà, quella fuori di noi, difficilmente ci piacerà, perché sarà impregnata di cose, persone, concetti che andranno automaticamente a negare le nostre verità. Ognuno di noi non è solo figlio dei propri genitori, ma è figlio delle aspettative che i nostri genitori hanno riposto su di noi. In passato era la cosa più normale del mondo spingere i propri figli nelle direzioni più aderenti alle proprie aspettative e ai propri standard. Oggi non è più così. Probabilmente, e lo dico da genitore, proprio noi adulti abbiamo perso delle certezze fondamentali sulla nostra identità e sul nostro ruolo, non solo nei confronti dei nostri figli, ma proprio il nostro ruolo nel mondo. Purtroppo siamo sempre più spinti a chiederci a cosa serviamo e non più chi siamo. La paura di non essere all'altezza delle aspettative dei propri genitori spinge i protagonisti del film verso una profonda insicurezza e fragilità. E non siamo di fronte ad un caso in cui i protagonisti hanno bisogno di difendere la propria identità o certe decisioni davanti a una famiglia che non li accetta per quello che sono. Semplicemente con queste famiglie è impossibile comunicare. O meglio, un modo c'è, ma non è risolutivo. Anzi, se questo film fosse uscito nel 2019, almeno su di me avrebbe avuto un impatto completamente diverso. Ma avendolo visto dopo aver vissuto un'esperienza incredibile come quella della pandemia e del lockdown del 2020, ho empatizzato moltissimo con i protagonisti e con i temi di All of Us Strangers. Io personalmente ho vissuto il lockdown in completa solitudine. Sono rimasto a casa da solo per 2 mesi e ho preso il Covid prestissimo. Non ho visto mio figlio per 2 mesi, non ho visto la mia compagna per più di 2 mesi perché era bloccata a Milano. Ho davvero vissuto una solitudine molto simile a quella raccontata nel film. Una solitudine irreale all'interno del quale però tutto diventava vero. Sono situazioni in cui se non sei forte mentalmente ti può tranquillamente saltare il sistema nervoso. Oggi di tutta quella solitudine ricordo principalmente la fine perché mi è andata bene. Ma ci sono persone più fragili che ci sono rimaste sotto e continuano a vivere questa sorta di realtà parallela che si sono creati da soli, letteralmente da soli. Spesso penso che il cinema abbia enormi difficoltà a raccontare il mondo di oggi, la società di oggi, perché è una società talmente quasi trasparente che è molto difficile da guardare, analizzare e raccontare. Credo che invece questo film, All of Us Strangers, ci racconti in maniera molto sincera e anche molto struggente. In più, piccola nota tecnica, questo film è stato girato in 2 location con 4 attori. Eppure è di un impatto narrativo pazzesco. Davvero poche volte ho visto film così piccoli raggiungere dei livelli di trasporto e comunicazione così grandi. A livello di trama non vi dico altro sul film o ve lo distruggerei, ma vi dico assolutamente di guardarlo. Vi ricordo è disponibile su Disney Plus. E a proposito di Disney Plus, non sei ancora abbonato alla piattaforma del topo con le grandi orecchie perché pensi che costi troppo? You know, piece of shit! O perché sei abbonato a talmente tanti servizi streaming che hai finito il budget? I'm all out of money! Tranquillo, la soluzione è GamsGo, il portale di condivisione degli account dei servizi streaming. Con pochissimi euro al mese puoi abbonarti a Netflix, Spotify per la musica, Disney Plus e continuare a guardare i tuoi film e le tue serie preferite risparmiando un sacco di soldi. Abbonarsi è semplicissimo, cliccate sul link in descrizione e mi raccomando, in fase di acquisto dell'abbonamento inserite il codice sconto Barley scritto maiuscolo per ottenere un 5% di sconto in più sull'abbonamento Netflix e un 2% di sconto in più sull'abbonamento a tutte le altre piattaforme. Vi faccio un esempio: con il codice sconto Barley un abbonamento annuale a Spotify vi costerebbe poco più di 20 euro. Iniziate a risparmiare con GamsGo così avrete più soldi da spendere nelle vostre birre preferite. E a proposito di birra, sinceramente non sono dell'umore adatto di abbinare una birra a questo film, per un motivo molto semplice. La birra è una bevanda che racconta grandissime storie, è una bevanda che mi emoziona, è una bevanda che mi trasmette tantissime sensazioni. Però non posso negare che sia una bevanda alcolica e dopo aver parlato di problemi di solitudine, depressione, non mi sembra corretto fare un abbinamento di queste tematiche con una bevanda alcolica, perché nella solitudine l'alcol può diventare un acerrimo nemico,
avrei potuto abbinare a questo film una birra analcolica, ma no comment. Quindi All of Us Strangers su Disney Plus, visione consigliatissima, abbinato al concetto di bere responsabilmente, e dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona riflessione, buona bevuta dopo, e non fermatevi alla prima.